quella volta che ho fatto un film. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, ciao cari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oh, allora, bravi, benvenuti ad essere tornati ragazzi. E oggi, come avete letto dal titolo, vi parlerò di quella volta che ho fatto un film. Ebbene sì ragazzi, ho fatto un film. Ma prima di raccontarvi questa cosa, che poi vi dirò, vi dirò altre cose perché vi sta a fare sto video, ragazzi, iscrivetevi al canale, raga, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fa tutte le cose che dovete fare sempre, dai. Quindi vi parlo oggi di quella volta che ho fatto un film, ma non è che ho fatto un film nel senso che sono andato da una parte a fare il film, no, proprio L'ho proprio realizzato io, un film horror a tema zombie, quindi proprio un tema proprio sputtanatissimo. E quindi ragazzi, questo film si chiama Z Survivor, ragazzi, andatelo a cercare qua sopra, da queste parti vi metto una finestra che basta che ci cliccate sopra e andate direttamente al canale, all'altro canale YouTube di Z Survivor, dove potete vedere le puntate che vi sto spiegando. Ok ragazzi, ma prima di andare qua, aspettate che vi finisco di parlare di sta cosa ragazzi. Quindi dicevamo, nel lontano 2016 ho fatto questo film della durata di un'ora più o meno, quindi più che film un lungometraggio diciamo, nella zona di Bari e Bitonto. E ad aiutarmi sono state principalmente quattro persone, tra cui Lorenzo Fornarelli, Vince Spina, Saverio Damiani e Tony Lupelli. Ok ragazzi, quindi ovviamente vi metto i link di Instagram delle varie persone qua sotto nella descrizione. E anche abbiamo avuto anche alcune sponsorizzazioni, come il comune di Bitonto che ci ha permesso di fare delle registrazioni per le strade, ci ha dato il permesso di registrare dentro a un castello che sta a Bitonto, diciamo, ha avuto il comune di Bitonto, ci ha dato una grande mano, oltre anche alla scuola di estetica che ci ha dato una mano con le loro truccatrici per truccare i vari zombie, e al centro estetico Bodytan che ci ha dato la possibilità di realizzare una delle scene iniziali proprio dentro a una loro stanza, per realizzare le scene iniziali dentro tipo un laboratorio così. Quindi ci ha dato anche loro una mano, anche a Pietro Fornarelli che ci ha dato una mano nell'editing iniziale, per dare gli spezzi, per fare il montaggio, diciamo, il montaggio e doppiaggio di tutto il film. E anche alla scuola di volo dell'aeronautica di Bari, che ci ha dato il permesso di fare alcune riprese dentro l'aereo, che avete visto poco fa, dentro un aereo militare. Quindi anche loro ci hanno dato una mano, diciamo, qualcuno una mano ci ha dato, qualcuno ci ha creduto, e quindi spero che ci possa ancora crederci, ci possa ancora crederci qualcuno per darci una mano, per fare un qualcosa di più grande, diciamo. Quindi io voglio ringraziare questa gente, queste persone che ci hanno dato una mano, e fare un appello anche, magari se c'è sta qualcuno che sta a guardare, che c'ha i poteri forti per darci una mano, per realizzare qualcosa di più importante, diciamo. Quindi con noi cinque abbiamo realizzato questo film, questo lungometraggio a tema zombie. Oh, ma voi dite perché mi sta di sta cosa? Perché ragazzi, proprio recentemente, diciamo a dicembre, quindi iniziamo l'anno nuovo con sta cosa, a dicembre abbiamo rifatto
in diciamo in HD, diciamo migliorate, diciamo alcune scene, e quindi da ora, diciamo, i video sono disponibili sul canale, sul canale di Zeta Survivor che vi ho messo poco fa qua sopra. Quindi questi video li potete anche trovare su altri vari social come Instagram, TikTok, anche YouTube Shorts, diciamo, che oltre al film, al video completo che sta sempre su quel canale, ci stiamo pubblicando anche gli shorts di un minuto alla volta sui vari social, diciamo così. Quindi perché abbiamo fatto sta cosa? Perché comunque ci piace i film horror anche a tema zombie, ci piacciono molto questa cosa, quindi ho detto, oh, nessuno sta a fa sta cosa, soprattutto nelle zone nostre del sud Italia, di Bari, diciamo, quindi perché fare? La famo noi, non la fa nessuno, la famo noi. Le ambizioni inizialmente erano molto alte, cioè sarebbe dovuto uscire al cinema, fatto una prima, dovete essere fatta una prima, e invece no, non è uscito al cinema. Perché? 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 Perché ragazzi, per farlo uscire al cinema bisogna avere dietro una casa di distribuzione, a meno che non lo vuoi far uscire tu privatamente al cinema, cioè. Però, ragazzi, non si sa mai se ve va. Invece noi non ci avevamo, diciamo, uno straccio di nessuno. Quindi è andata così. Abbiamo fatto queste riprese della durata di tipo 3 settimane, 4 settimane più o meno, e nelle zone di Bari e Bitonto, diciamo, abbiamo fatto questo, abbiamo preso un po' di persone a fare comparse, anche a fare attori, diciamo, altre persone così, diciamo, gente della strada, un po' come disse Aldo Giovanni e Giacomo, citando un testo, gente della strada, diciamo, a realizzare questo film, diciamo, quindi nel lontano 2016. Quindi ora l'abbiamo rifatto, e magari se c'è qualcuno che ci sta a guardare, che sta a guardare sto video e voglia puntare su di noi per rifare una cosa fatta un po' più decente, un po' più professionale, per poterlo portare direttamente, cioè nelle sale, proprio alla grande, diciamo, contattatemi, diciamo che se mettiamo d'accordo, ok? Quindi diciamo, l'ambizione è quella che un domani, un giorno, se ci fosse qualcuno che ci possa dare una mano, un'anima santa, un'anima pia, che ci possa dare una mano per magari poterlo rifare da capo, da zero, magari anche con anche alcuni voi, alcuni voi iscritti al canale che state a guardare questo video, magari se può essere messo in mezzo, se può fare un po' di tutto, se può fare, basta la grana, diciamo, i soldi che non ci sono, diciamo. Quindi ritorniamo al fatto che perché abbiamo fatto sta cosa, perché ci piaceva fare sto film e il tema zombie. E diciamo che comunque un po' di budget ci voleva, anche perché il budget è stato molto molto risicato, intorno ai 2-3 mila euro più o meno, tutto de saccoccia nostra. E ovviamente quello che è uscito è stato, diciamo, un lungometraggio di un'ora più o meno. Però alla fine ci siamo riusciti, quindi il tema, diciamo, la sintesi di questo, la trama di questo lungometraggio è che c'è sta un virus militare che viene mandato in mezzo all'aria per sterminare tutta la popolazione. Invece fa l'effetto che li ammazza, sì, alla gente, però li trasforma in zombie, diciamo. Alcuni vengono trasformati in zombie perché alcuni sono immuni, come i protagonisti, perché se non si sono trasformati in zombie è ovviamente perché sono immuni, a meno che non vengono mozzicati e quindi là se la schiattano, diciamo. Quindi la situazione è questa, che ci stanno alcuni dei protagonisti, tra cui anche io, e che devono trovare la cavia X, la cavia principale, ha fatto sterminare tutta questa popolazione che è diventata zombie, diciamo, e quindi segue anche mentalmente, telepaticamente, lo zombie principale, che poi si va a sterminare, a combattere per trovare, per estrarre l'antidoto. E però poi, raga, andatevelo a vedere. E quindi ve ne sto parlando proprio perché ultimamente abbiamo rifatto, diciamo, rimasterizzato, diciamo, in qualità migliore questo
questo lungometraggio. E quindi, raga, mi piacerebbe che voi lo andaste a vedere, anche ad iscrivervi all'altro canale di Zeta Survivor che vi ho messo poco fa qua sopra. E quindi, raga, andatevelo a vedere e mi raccomando, e commentate anche, commentate, perché è molto importante che andate a commentare, oltre a questo video ovviamente, andate a commentare i video che trovate su quel canale e scrivete cosa ne pensate, se vi andrebbe di partecipare per un prossimo film, un prossimo lungometraggio, una cosa fatta meglio, diciamo. E ovviamente, come si da qui faccio anche un appello a chi ci sta a guardare, chi è de buon cuore, dateci una mano se ve va, e magari riusciamo a fare un qualcosa di più grosso, diciamo. E quindi hashtag dateci una mano. E vabbè, ragazzi, quindi noi ci vediamo a un prossimo video. Vi ho voluto raccontare questo piccolo aneddoto di questo film, di questo lungometraggio di Zeta Survivor che lo stiamo pubblicando sull'altro canale, le varie puntate. Quindi abbiamo spezzato questo lungometraggio di un'ora a spezzoni da 1 minuto per shorts, diciamo Instagram, TikTok, così un po' per dargli pubblicità. Quindi, raga, andatelo a vedere. Potete anche vedere, oltre agli spezzoni che stiamo pubblicando, se andate giù ci sta anche la versione originale, la versione integrale, proprio quello senza spezzoni, proprio così nudo e crudo, se proprio vi piace la cosa dura, diciamo. Vabbè, ragazzi, quindi noi invece ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, raga, iscrivetevi ai canali, ragazzi, e commentate, come ho detto prima, commentate i video, quindi cosa ne pensate e tutto quanto, diciamo. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao cari!